Il Chieti chiude il girone di andata e il 2023 con un sorriso, anzi con tre. È la prima volta che la squadra di Chianese segna tre gol e soprattutto costruisce tante altre azioni da rete. Il Matese, ultimo in classifica, ha fatto quello che ha potuto giocando un match a viso aperto e creando anche pericoli alla porta difesa da Serra, anche se il grosso limite della formazione campana sta proprio nell'incisività in attacco, nonostante alcuni ritorni importanti con Galesio, ex L'Aquila, ricamato e il portiere ex notaresco Sciba. Nel Chieti, oggi nella classica maglia nero-verde, torna dal primo minuto Alessandro Gatto in luogo di Mercuri, per il resto stessi uomini che hanno perso di misura a Campobasso. Prima del fischio d'inizio premiato l'ex bomber Claudio De Souza, per lui 18 reti in 32 presenze nella stagione 2012-2013 in Lega Pro Seconda Divisione. Dirige l'incontro Luigi Pica di Roma 1. Il Chieti inizia subito ad occupare la metà campo avversaria, anche se la prima conclusione in porta al secondo minuto è di Galesio. Serra blocca senza difficoltà. 19esimo, punizione di Vincenzo Gatto, sempre più punto di riferimento del gioco del Chieti. Ponte aereo di Conson, sul pallone si avventa Fall, ma alza troppo la mira. Un minuto dopo, grande occasione nero-verde, altro calcio franco, si inserisce Forgione che colpisce a botta sicura, ma Sciba ha un gran riflesso e sventa in calcio d'angolo. Ancora Chieti al 24esimo con Salvatore che impegna il portiere del Matese. È un Chieti che gioca bene, la manovra è fluida e così la pressione nero-verde viene premiata al 33esimo. Discesa sulla destra di Forgione che mette dentro, colpo di testa di Fall, miracolo di Sciba che però non può nulla sul tap-in di Salvatore. Per il classe 2003 è il terzo gol stagionale. Lo svantaggio scuote un po' il Matese che al 39esimo potrebbe pareggiare ma ricamato sbaglia da pochi passi. Subito dopo è però il Chieti a divorarsi il raddoppio con Alessandro Gatto. L'azione parte da Motorino Masavud che innesca Salvatore, bravo a resistere a una carica. Pallone in corridoio per il numero 10 nero verde che a tu per tu con Sciba colpisce malissimo. Le immagini di Antonio D'Ottavio ci portano alla ripresa. Stessi 22 in campo. Dall'ennesimo calcio d'angolo il Chieti sfiora il 2-0 con Fall. Il Matese risponde dalla lunga distanza con Napoletano. Serra respinge con qualche difficoltà. Iniziano i cambi. Nel Chieti entrano prima Laziz per Caterino e poi Mercuri per Forgione. È sempre la squadra di Chianese ad avere il pallino del gioco. Anche i ritmi sono buoni e al 25esimo mette al sicuro il risultato. Salvatore. Serve Fall che conclude di giustezza sull'uscita disperata di Sciba. Settima rete del capitano neroverde. Entra anche Di Sabatino per Salvatore. Il Matese si rivede dalle parti di Serra, molto bravo nell'occasione, con questa bordata del neoentrato Bracaglia. Nei 6 minuti di recupero assegnati c'è il tempo del tris nero-verde, punizione dai 25 metri di Postiglione, tiro potente che colpisce la traversa con la palla che poi oltrepassa la linea bianca. Nel dubbio Fall in sacca, ma la rete è del difensore nero-verde. Al triplice fischio esplode la gioia della curva Volpi. Il campionato torna il 7 gennaio con il Chieti che ospiterà l'Atletico Ascoli per continuare la corsa di vertice in un torneo sempre più avvincente.